Cedro Fishing Cosenza. Come è andata questa giornata? Allora, a parte la pioggia, insistente. A parte la pioggia è stata una giornata che risulta a tutti gli effetti soddisfacente, anche se il pescato non è stato dei migliori, però possiamo dire che si sono viste belle prede. Io vicino a me ho chi ha preso la migliore preda e sono contento che è di un team che viene da San Ferdinando di... Qui è venuto a pescare e noi ci conosciamo anche da altre gare che noi abbiamo fatto assieme, manifestazioni. E sono contentissimo anche, della, nonostante il tempo, della presenza del pubblico che oggi è stata con noi. E infatti dicevamo, nonostante le condizioni meteorologiche e le condizioni avverse del mare, comunque ci sono stati numerosi partecipanti. Ci sono stati numerosi partecipanti e dobbiamo dire che al nostro discapito ci sono state anche le provinciali ieri sera, quindi abbiamo perso un bel po' di concorrenti. Però diciamo, tutto sommato, è uscita una bellissima giornata, anche se il tempo non è stato a nostro favore. Speriamo l'anno prossimo di fare il doppio dei concorrenti e che il tempo ci, diciamo, ci aiuti un po', sia più clemente. Ci aiuti, sì. Parlando di pescato invece, quali sono stati i pesci, il pesce più comune insomma pescato? Il pesce più comune pescato è la mormora per la maggior parte. Poi si è visto un esemplare anche di pesce serra e qui vicino ho sempre punturiero che è stato lui a prenderlo. Ricordiamo che il pesce che è stato pescato oggi lo stiamo portando direttamente alla casa di riposo Sant'Antonio. Di Siderno, di Siderno. Quindi passiamo ai vincitori. E... Punturiero Ferdinando. Niente, è stata una bella giornata, cioè malgrado il tempo ho pescato, fortunatamente ho fatto la miglior preda. Quanti chili? 800 grammi circa. Comunque era la miglior preda e ho fatto un secondo posto. Quale pesce stiamo parlando? Pesce serra, questo appunto che stava dicendo qui il presidente. E niente, peccato per la giornata che così che piove, cioè, soprattutto, però tutto sommato è andata bene, dai. Passiamo al... mi sposto, scusa. Primo classificato, Maurizio Giambattista. Quindi, quale pesce hai pescato? Delle mormore e dei saraghi. Allora, da dove vieni? Da Grisolia. Provincia di Cosenza? Quindi avete fatto un bel viaggio stamattina? No, siamo arrivati ieri sera. E avete iniziato a che ora a pescare? Alle 7 abbiamo iniziato a pescare. E passiamo al terzo, invece, classificato. Francesco Maselli. Ovviamente appunto il tempo ci ha, diciamo così, messo un po' in difficoltà, però diciamo è stata una gara più che altro tecnica. Cosa hai pescato? E due mormore, diciamo la più grande era 373 grammi. E quindi presidente, comunque tanti partecipanti, comunque dei buoni pescati, e si spera che la prossima edizione sia sempre più ricca sia di partecipanti nuovamente che di pescato. Ora, come tu puoi ben vedere, noi parliamo di tempo brutto ma non di mare mosso, perché il mare mosso a noi ci è convenevole, anche perché noi facciamo surf casting e surf casting con questo mare noi andiamo, diciamo, a nozze. Per l'anno prossimo mi auguro, e dovremmo anche noi fare un attimino il punto nell'andare a intravedere quando fare questa manifestazione, in modo che non ci siano altre manifestazioni che cadano a ridosso e avere più partecipanti che possono concorrere. Vicepresidente Meleca, ricordiamo che questo è stato un memorial. Il quarto memorial Pino Marando, un nostro caro amico che ci ha lasciato tempo fa, suocero del presidente. E tra cui noi lo ricordiamo ogni anno sempre in queste date, più o meno marzo, inizi di aprile. E niente, ci vediamo l'anno prossimo per il quinto memorial Pino Marando, e sperando sempre che il tempo ci sia a nostro favore. Volevo ringraziare anche Carmine Barranca, anche se non vuole farsi inquadrare, però è parte attivissima del gruppo e lui dice che sta sempre dietro le quinte, quindi volevo ringraziare. Grazie per averci seguito, arrivederci.